Ciao ragazze, allora questo sarà il video tag le 10 domande sul Fimo che ho visto da parecchie ragazze e appunto ho deciso di farlo anch'io perché secondo me è un video molto, molto carino. Allora iniziamo subito. La prima domanda: quando hai iniziato a lavorare il Fimo? Allora, ho iniziato a lavorare il Fimo circa un annetto fa, forse un annetto e mezzo. Poi, come è nato questo tuo hobby? Allora, non mi ricordo di preciso come è nato questo hobby. Mi sono trovata improvvisamente, tra vari video su YouTube, a trovare appunto video che riguardavano appunto il Fimo e sono stata molto incuriosita da queste creazioni di queste ragazze appunto di cui ho guardato i video. E niente, ho deciso di provare e vedere un po' se anche io riuscivo a creare qualcosina. Domanda numero 3: qual è stata la tua prima creazione? Allora, la mia prima creazione è stata questo paio di orecchini, questi qui, con questi due fiocchetti viola, anche se sembrano blu. Colore orribile perché l'ho creato io usando i due colori primari, rosso e blu, e appunto ho creato questi due fiocchettini piatti, orribili, non so neanche io, tuttora non mi vengono bene i fiocchetti, sono il mio punto debole, e appunto sì, erano questi qui, abbastanza bruttini. Poi, qual è stata la tua ultima creazione? Allora, vi faccio vedere tre delle ultime creazioni. Allora, c'è questo ciondolo qui, che è un piattino fatto in premo granito, mi pare, con sopra tutti questi biscottini. Ci sono dei cookie, ci sono degli abbracci, dei biscottini fatti a cuoricino e due fette di cheesecake con la glassa rosa e una è con la chena al limone fatta che ho fatto io. E qui ci sono due fragoline. Poi queste due dolline che sono Esmeralda e Aurora, la bella addormentata nel bosco, e appunto sono le mie due ultime creazioni, loro due. Poi, qual è la tua creazione più brutta? Allora, la mia creazione più brutta è tra le prime creazioni che ho fatto appunto un annetto fa, è questo povero angioletto a cui si è anche staccata la testa ed è veramente orribile, nel senso che non ha le mani, non ha i piedi, non ha niente, e è abbastanza sporca come creazione perché non pulivo ancora il Fimo e appunto ho utilizzato due colori chiari che si sono sporcati. Poverino, ha la testa rotta, che da tantissimo tempo che ce l'ho, ed è questa qui appunto la creazione più orribile, ha tantissime imperfezioni, gli occhietti fatti malissimo, ed è appunto questa qui. Poverino, mi dispiace. Poi, qual è la tua creazione più bella? Allora, io non ho una creazione preferita. Però come creazione più bella forse è lei, Ariel, perché io adoro Ariel e ne creo veramente tantissime, e sì, forse è lei la creazione più carina, ma comunque in generale le mie ultime creazioni mi piacciono parecchio, quindi non saprei scegliere, però direi lei. Poi, domanda numero 7, qual è il tuo colore di Fimo preferito? Il preferito di Fimo è questo qui, che voi vedete blu tipo, ma è il numero 63 ed è il color prugna. Questo bellissimo viola che a me piace tantissimo, io amo il viola. Io spero che voi lo vediate viola, ma sembra abbastanza blu. Domanda numero 8, qual è il colore di panetto che non ti è piaciuto? Non è della Fimo ma della Cernit ed è questo colore qui, che è il color carne della Cernit appunto. Il rosa,
Sì, questo qui. E non mi è piaciuto per niente. Uno perché è un colore veramente orribile che per le donnine non va bene, perché è troppo, troppo rosa maialino e quindi appunto per le donnine non va bene. E poi la consistenza è veramente orribile, è troppo morbido e appiccicoso. Comunque sì, questo qui è un colore un po' indefinito che non mi è piaciuto per niente. Poi, domanda numero 9, quale sarà la tua prossima creazione? Non ho idea di quale sia la mia prossima creazione, per il semplice fatto che creo in base a ciò che vendo nei mercatini e se mi viene un'idea particolare la realizzo sul momento, quindi in questo preciso momento non ho idea di quale sia la mia prossima creazione. E ultima domanda, le tue creazioni sono in vendita? Sì, le mie creazioni sono in vendita nella paginetta Facebook, di cui vi lascio il link giù nell'info box come sempre. E niente, il tag finisce qui. Io spero che, non so, vi sia piaciuto e fatelo anche voi perché è molto divertente. E niente, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!